Siamo in India e questo dovrebbe essere un pozzo. Ma perché così tanti gradini e tutti perfettamente livellati? Per consentire la discesa a più persone contemporaneamente? Ma lasciamo per un po' i pozzi indiani e osserviamo un vecchio acquedotto delle nostre parti. Erano e ancora lo sono strutture enormi, imponenti, a più arcate sovrapposte e soprattutto lunghe. Allora la prima domanda è questa. Ci sono foto di molti acquedotti che sorpassano fiumi e colline. Perché non approfittare dell'acqua vicina piuttosto che andare a prenderla 100 km più in là? Si suppone che l'acqua dei fiumi 2000 anni fa fosse abbastanza limpida e pura. Non abbiamo visto tutti illustrazioni di ninfe e fauni intorno alle sorgenti a dissetarsi. E non avevano i romani i famosi impluvium, come vediamo ancora a Pompei. E non c'erano pozzi nelle città, nei cortili dei palazzi, ancora in uso nell'Ottocento. E i russi nei villaggi, nelle centinaia di migliaia di daci e di campagne intorno a Mosca, non bevono l'acqua direttamente dal pozzo in giardino ancora oggi? Perché i romani avrebbero dovuto costruire acquedotti di centinaia di chilometri in luoghi desolati per poi abbandonarli nei secoli successivi? Ma si sa, ci sono risposte a tutte le domande e ora la risposta è questa. Ai romani piaceva l'acqua con molti sali minerali e non badavano a spese pur di prenderla dove era più gustosa. Forse. Però gli acquedotti non ci sono solo nella Roma antica o nelle sue province, ci sono dappertutto, su tutta la terra. Dunque abbiamo costruzioni attribuite ai romani, costruiti con una forza lavoro degna delle piramidi, milioni di blocchi tagliati chissà come e trasportati chissà come. Vicino a Pont du Gard c'è una cava, ma i tagli angolari sono precisi, non in consonanza con quanto illustrato nel museo dedicato all'acquedotto. I blocchi venivano sistemati senza malta, quantunque i romani conoscessero il cemento. La parola cementum viene da loro. E come operavano velocemente alle riparazioni in caso di terremoti e rotture lungo il percorso? Chi si arrampicava di volta in volta fino a 40 metri d'altezza per effettuare i controlli? Per poi costruire nuove impalcature. Quindi si può supporre che ancora una volta ci troviamo davanti a opere costruite in precedenza e riutilizzate nelle varie epoche in modo diverso. Esaminiamo qualche acquedotto. Il già citato Pont du Gard, sempre il più antico. Il tratto in questione è di 215 metri, 47 metri di altezza. Blocchi di 2 metri per lato, del peso di 2 tonnellate e mezzo, che stanno in piedi da 2000 anni senza un po' di cemento. L'acquedotto origina a Uzes e dopo 50 km giunge a Nimes. La pendenza è di 34 cm per chilometro. In Germania abbiamo una rete di 100 km a Colonia, Colonia Ubiorum, Colonia di Agrippina, dalle montagne dell'Eifel fino alle mura della città. Complessivamente 130 chilometri, in parte sotterranei, per il gelo. Nell'Eifel ci sono grossi depositi minerari. Isola São Miguel, Azzorre, l'acqua viene dalla conga di un vulcano, un esempio di prelievi di minerali anche qui, di origine vulcanica. L'acquedotto del Cairo, lungo 3.400 metri, è fatto di blocchi di granito in stile pietra strappata, come a Pont du Gard le piramidi. L'acquedotto si trasforma a tratti in una fortezza con somiglianze con le fortezze russe. Pare che il Nilo si spostasse verso ovest e l'acquedotto lo seguiva. L'acquedotto di Cumbe de Mayo, a 20 km da Cajamarca, in Perù, è lungo 8 km. La particolarità è che si trova a un'altitudine di 3.300 metri ed è stata attribuita agli Incas di 3.500 anni fa. Gli spigoli sono lisci, gli angoli sono retti e il taglio preciso continua all'interno della roccia. Significa che una macchina perforatrice si spingeva nella montagna e aspirava i residui polverizzati. Perché un acquedotto in quel luogo? C'era una città o c'erano enormi quantità di minerali? E ora comincia qualche fatto curioso. Alcuni di questi acquedotti giungevano all'interno di anfiteatri, come nel complesso megalitico di Aspedos. Perché? Servivano forse a dare sollievo durante l'estate? Le gradinate dell'anfiteatro ricordano le superfici dei gradini dei pozzi indiani.
di cui si parlava all'inizio. Forse i gradini dei pozzi e le gradinate dell'anfiteatro trattenevano una quantità di acqua in modo da consentirne l'evaporazione. L'acqua, quindi, depositava i residui minerali, come avviene nel processo per l'estrazione del sale nelle saline. Poca acqua in un piano che poi evapora lasciando il sale. Ma c'è dell'altro. Però, se fino a questo punto ho seguito un discorso per me comprensibile, ora, non avendo conoscenze specifiche, riferisco le ipotesi di alcuni ricercatori, i quali sono arrivati alla conclusione che gli acquedotti, pur trasportando acqua, consentivano che accadesse qualcosa durante il tragitto. E questo giustificherebbe la lunghezza degli acquedotti e la presenza di una serie o più di arcate. Insomma, pare che i costruttori di queste strutture estraessero minerali dalle acque più ricche, con un processo di evaporazione che cominciava già nell'acquedotto. In un percorso di 15 km di lunghezza, in un acquedotto di un metro di larghezza, l'acqua attraversa una superficie di 15.000 metri quadrati e viene contemporaneamente sottoposta a un sistema di risonanza dovuto alle arcate o armoniche. Era un modo per estrarre minerali e metalli preziosi dall'acqua che veniva riscaldata come fosse in una caldaia elettromagnetica a flusso continuo. La presenza poi di archi più piccoli, laddove possibile, aumentava del 30% la potenza dell'evaporatore a flusso, poiché si avvaleva di una terza armonica. Si spiegherebbero i lunghi percorsi e le arcate. I minerali venivano in seguito aspirati con sonde. Capisco che si tratta di un discorso abbastanza complicato e mi fermo.